Si è rinnovato in grande spolvero anche quest'anno il tradizionale appuntamento motoristico del Goodwood Festival of Speed, con una partecipazione senza precedenti di espositori e pubblico. Oltre 65.000 visitatori al giorno nei 4 giorni della manifestazione. Anche quest'anno Lord March non finisce di stupirci. Con il suo Goodwood Festival of Speed se ne vedono veramente di tutti i colori. Finanche delle repliche come questa di Lanzate, dove il motore è un 6 cilindri biturbo, lo stesso montato sulle Formula 1 McLaren degli anni 70 e 80, guidate da piloti come Senna e altri assi del volante, su un telaio di una Porsche, dove veniva effettivamente collaudato il motore prima di essere montato sulla vettura di Formula 1. Ebbene, queste oggi sono in vendita perché erano rimasti 14 motori avanzati dalla Formula 1 e sono stati montati su dei telai completamente nuovi e messi a disposizione di clienti, ovviamente sold out. Come previsto, tante le novità tra le supercar presentate nel salotto buono dell'auto, a cominciare dalla californiana Xzinger C21. So the aim with the VMAX and the 21C, its sister car. L'obiettivo con la VMAX e la 21C era di creare qualcosa nel mondo delle hypercar che non avesse precedenti. L'abbiamo realizzato attraverso due soluzioni specifiche. Da un lato, la seduta centrale che esalta l'esperienza di guida e ottimizza l'aerodinamica, che permette di ottimizzare le prestazioni. E dall'altro, il telaio realizzato attraverso la stampa in 3D e la costruzione additiva, che ha permesso di ottimizzare tutte le componenti meccaniche in termini di peso e rigidità per ottimizzare le prestazioni. Proprio la Xzinger C21 ha ottenuto il record di velocità sulla salita alla collina della tenuta di Lord March per le auto omologate strada, percorrendo i 1870 metri della mitica Hill Climb in 48 secondi e 82. Resta imbattuto il record assoluto di 39 secondi e 8 centesimi registrato nel 2022 da Max Chilton con la McMurtry Spyring, elettrica da oltre 1000 cavalli e 1000 kg di massa, con effetto suolo di 2 tonnellate. Un'esperienza emozionante, quella dell'Hill Climb, che anche noi abbiamo sperimentato a bordo di una stupenda Aston Martin Vantage, attraversando il folto pubblico assiepato lungo le 9 curve della salita, delimitata soltanto da balle di fieno. Nuovo record anche per le auto a guida autonoma, firmato dal Politecnico di Milano con la sua Dallara IndyCar. Tante le novità a Goodwood in anteprima mondiale. Alfa Romeo ha svelato la 33 stradale e la nuova Junior. Aston Martin alla Valiant. Bentley, le Continental GT e convertibile Speed ibride. BMW, la nuova M5. Ford, la nuovissima Capri e la potentissima Mustang GTD. Genesis, la GV60 Magma, gemella diversa della Hyundai Ioniq 5N. Land Rover, la Defender Octa. McLaren, la Senna in livrea Senna Sempre. Mini, la John Cooper Works E-Prototype. Hispano Suiza ha fatto correre la Carmen Sagrera. Pirelli ha lanciato il Cyber Tire con un testimonial d'eccezione come Orazio Pagani, che a sua volta svela la Huayra Epitome e tutte le sue roadster. Diciamo che questa è una forse delle versioni più esclusive che abbiamo mai fatto. La prima col cambio, la prima Huayra delle storie col cambio manuale, proprio un forte desiderio di questo cliente, che è un cliente che ci compra più o meno tutto quello che facciamo e ci chiede di più. Abbiamo lavorato più di 3 anni, il cliente aveva le idee molto chiare, quindi abbiamo dovuto lavorare disegnando a 4 mani la macchina con lui. Abbiamo impostato tutti i progetti fino al 2032, quindi tutto il team ha tantissimo lavoro. Questo è veramente una cosa incredibile, la passione che c'è, quasi 65.000 persone al giorno che visitano questo posto. C'è l'apice dell'auto, della passione, della bellezza, delle performance, di tutto. Per l'appassionato di automobile credo che questo sia un posto unico, non mi sembra che ci sia niente nel mondo di simile. Red Bull ha tolto i veli alla RB17. Prima hypercar stradale della scuderia di Formula 1
con un V10 da circa 1000 cavalli e motore elettrico da 200 cavalli. Lamborghini ha presentato la nuova SC63 LMDH, hypercar per team clienti. Subaru ha svelato la Project Midnight, derivata dall'iconica VRX. Toyota la GR Yaris H2, BYD la Yangwang U9, hypercar elettrica da 1300 cavalli, mentre la danese Zenvo inaugura un nuovo corso con la Aurora. This is the first public debut of the new Aurora. Presentiamo qui in anteprima europea la nuova Aurora. Volevamo che fosse un'auto scandinava, a cominciare dal nome ispirato all'aurora boreale. Come le luci notturne, Aurora è rara, bellissima ed estremamente agile. Tutte qualità tipicamente nordiche che volevamo per la nostra hypercar. Fin dai primi tratti di design, volevamo che fosse danese, secondo un approccio less is more, un certo minimalismo funzionale. L'obiettivo era quello di omologare la piattaforma che ci accompagnerà per diversi anni in futuro. La modularità è stata una priorità. La nostra piattaforma è modulare e potrà ospitare diversi altri modelli. La carrozzeria e il sottoscocca sono in carbonio e possono facilmente essere adattati a futuri modelli. Anche il motore, il nostro V12 da 10.000 giri, 6,6 litri quadriturbo, è modulare e darà vita a dei V8 e V6, sempre a 90 gradi. Tutta la tecnologia e le prestazioni sono orientate all'offrire un'esperienza unica al guidatore. Abbiamo cominciato 4 anni fa. È stato un lungo viaggio. Era tempo per Zenvo di passare al livello superiore per entrare in Serie A. Maserati ha presentato in anteprima le MC20 Icona e Leggenda. Quest'anno 2024 è un anno importante per Maserati, è il 110° anniversario della nascita del brand, ma è anche il 20° anniversario della MC12. Quindi quest'anno ci presentiamo a Goodwood, rivelando per la prima volta le due edizioni celebrative, le due versioni celebrative dell'MC12, due MC20, Icona e Leggenda, ciascuna delle quali disponibile in 20 unità mondo.